Io questa mattina accendo il cellulare, ricevo sempre svariate notificazioni e perdo un po' di tempo a commentare i video di tutte e tutti voi, cari amiche ed amici, ed a guardarli. Ricevo anche una notificazione dal canale di YouTube della RAI. Rubato oggetto in oro, stimato. Non dovrei farlo questo video, veramente. E a che punto siamo arrivati? Rubato oggetto in oro, stimato nel valore di 1,5 milioni di euro, che poi nel corso della trasmissione RAI dicevano 1,5 milioni, 2 milioni, poi l'hanno cancellato questo pomeriggio, quel programma, non so. Io ho ascoltato anche a pranzo il TG. No, o sono le solite notizie estive, o è surreale. Poi è un qualche cosa che non so se è successo 2 anni fa, 2 settimane fa, e lo dicono adesso. 2 giorni fa mi sembra che è successo. Due giorni fa. Non ho poi controllato bene in internet, perché già l'idea: hanno rubato un oggetto d'oro del valore di 1,5 milioni di euro. Io ho pensato sarà stata la maschera d'oro di Tutankhamon, sarà stato l'elmo d'oro di Scipione, sarà stato, no, un cesso. Ascoltate bene, hanno rubato un cesso d'oro. Ma che cavolo di notizia è? Boh, l'avrebbe fatto il nostro artista nazionale Maurizio Cattelan. Maurizio Cattelan ha fatto questo cesso d'oro, non so se 2 anni fa, per l'insediamento di Trump, un po' per prenderlo in giro. E non so come, se lui l'ha rifiutato, se lui l'ha donato al museo della città dove è nato Winston Churchill. Quindi che c'entra Winston Churchill, la sua memoria, con un cesso che Maurizio Cattelan ha adorato? Perché poi non era d'oro massiccio, era dorato, però l'opera costava 1,5 milioni, 2 milioni di euro, cioè aveva un valore stimativo approssimativo, non reale. Non era proprio solid gold, a parte che era di 18 chilati e non 24. Ma che c'entra Winston Churchill? Il museo alla memoria di Winston Churchill aveva un cesso dorato che gli hanno fatto a Donald Trump. Anche i tubi erano dorati, lo spazzolino dorato. I visitanti del museo del Winston Churchill Memorial Museum avevano il privilegio di poter utilizzare l'artefatto. Non più di 5 minuti. Quindi se ci andava Peppo lo Spurigione, come direbbe Cicalone Simone, lo dovevano togliere la forza, ma con quali conseguenze? E se a un visitante gli veniva una colica renale, che fiscalizzavano i 5 minuti e lo toglievano alla forza, mentre l'altro stava ancora. L'uomo è una bestia, diceva Giorgio Bracardi, perché caga. Tin! Io mi dico, ma siamo tutti scemi? Non lo so. Che notizie che si danno oggigiorno? Hanno rubato la Gioconda, hanno rubato la maschera di Tutankhamon. Invece i ladri se la sono presa con calma, perché logicamente, al contrario dei visitanti del museo, dove c'era questa preziosa reliquia di appena 2 anni di antichità, donata a Donald Trump, che lui l'ha mandata al Museo Britannico,
e che aveva valore in virtù che gliel'hanno donata a Donald Trump, questa cosa, questo cesso dorato. I ladri si sono presi tutta la notte e tutta la mattinata per estrarre il cesso, che poi hanno finito per inondare tutto il museo. Hanno preso una persona che sarebbe coinvolta, ma gli altri se ne sono scappati. Che se ne faranno con il cesso? Probabilmente lo venderanno a qualcuno che lo utilizzerà in casa sua. Perché se gli togli la patina dorata al cesso, rimane un cesso qualunque. Probabilmente l'avrà comprato in un negozio di sanitari l'artista, non è che l'ha fabbricato lui il cesso. E così, niente, le cose, il mondo va a pezzi, cambio climatico è irreversibile, c'è l'effetto serra, moriremo sotto qualche inondazione, qualche frana. I tornadi si fanno sempre più frequenti, gli uragani più frequenti, più forti, i tifoni anche, magnitudo 5, i terremoti, non so chi ci mette le scie chimiche e tutto, ma la notizia, la primizia più importante è che si rubano un cesso dorato. Veramente stiamo impazzendo, non so, ai telegiornali perché non mandano in onda tutti i danni irreversibili che gli facciamo al medio ambiente. Vabbè, Maurizio Sattelin o Cattelin, Maurizio Cattelin, beh, mi spiace per lui, mi spiace per te che hanno rubato la tua preziosa opera d'arte satirica, ironica sulla politica di Donald Trump. Non so quanto ci avrai speso a farlo, il valore stimato è di 1,5 milioni di euro. Poi, se non si può vendere, che valore ha? Non ha nessun valore perché c'è solo un cesso dorato. Se li togli l'oro, l'oro vale molto di meno del valore dell'opera. E quindi che ci faranno con questo cesso d'oro? Se lo comprerà qualche nababbo in Arabia Saudita per metterci i suoi preziosi glutei? Non so, qualcuno che vuole avere quel cesso dorato e che paghi anche 1,5 milioni di euro, qualcuno che c'ha dei soldi da buttare, non so, però con tutte le cose che succedono mettono quello. Mi è arrivata questa comunicazione, io pensavo chissà che hanno rubato, non so, una reliquia di 5.000 anni d'oro, e invece era pure dorato, non era neanche d'oro massiccio. Chissà quanto sarebbe costato se era d'oro massiccio, altro che 1,5 milioni di euro. Beh, con questo vi lascio, cari amiche ed amici. Ditemi voi cosa ne pensate circa il furto del cesso dorato dedicato a Donald Trump, del nostro artista nazionale Maurizio Cattelan. E poi commentate questo video qui sotto. Allora, mi raccomando, lasciate un commentario qui sotto. E condividete il video affinché altri possano commentarlo. Molte grazie di avermi seguito. Dal vostro Sant'Enchan, a presto. Ciao e buon inizio settimana.